Questa mattina nella sede dell'ente camerale in via Roma si è tenuta la conferenza di presentazione dell'Alternanza Day, evento divulgativo attivato su impulso di Unione Camere Nazionale per promuovere e rendere efficace il funzionamento del nuovo sistema di trasferimento delle competenze di natura teorico-pratica delineato nella legge 107, la buona scuola. Alla conferenza hanno partecipato i vertici camerali e rappresentanti delle istituzioni scolastiche per illustrare il piano operativo della collaborazione che coinvolgerà le imprese destinatarie dei voucher camerali legati al percorso formativo individuato dall'alternanza scuola-lavoro obbligatorio per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori. Per una delle innovazioni più significative della legge 107, la buona scuola, in linea con il principio di una scuola che si relaziona efficacemente con il territorio. La scuola deve infatti diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di nuove competenze per far interagire domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo deve aprirsi al territorio e al sistema delle imprese per rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. E le imprese saranno parte attiva in questo processo di crescita e di interscambio di conoscenze. Una delle nuove funzioni assegnate al sistema camerale italiano dalla riforma che di recente ha modificato appunto tutto l'assetto delle Camere di Commercio in Italia è quello dell'alternanza scuola-lavoro. Il punto principale è quello del mercato del lavoro che sempre più sta dimostrando non solo le difficoltà relative a una crisi e che quindi riguardano l'assunzione dei giovani, ma anche purtroppo qualche volta il licenziamento di persone in seconda fascia di età, ma soprattutto che il mondo delle imprese ha bisogno di professionalità, ha bisogno di competenze che molto spesso non riescono a essere allineate completamente all'evoluzione dei tempi. Quindi dobbiamo sempre più avvicinare il mondo della scuola, il mondo della professionalizzazione al mondo delle imprese e quello che serve effettivamente alle nostre imprese per poter essere sempre più forti e più potenti sul mercato. Il registro che si tiene presso la Camera di Commercio, dove sono scritte le imprese che danno la disponibilità di poter inserire durante il curriculum scolastico appunto gli alunni dei licei e degli istituti tecnici in maniera tale che possano capire cosa significa lavorare dentro un'impresa, è un registro dove le imprese più attente stanno dimostrando appunto di capire quanto è importante investire non solo sui nostri giovani ma proprio sulla qualificazione di una forza lavoro che anche a loro gli darà competenze maggiori e quindi più competitività. Per fare questo la Camera di Commercio ha messo anche a disposizione dei voucher, quindi oggi presenteremo anche il bando, che potranno erogare fino a 600 euro per progetto formativo alle imprese che si dimostreranno più attive su questo mercato e su questa opportunità da dare agli istituti scolastici e ai nostri giovani. Inizieranno nel pomeriggio di venerdì prossimo le operazioni di trasloco degli ambulatori del centro di valutazione Alzheimer dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. La struttura, al momento ospitata al secondo piano della palazzina Bompiani in viale San Pietro, sarà trasferita al piano terra dell'ospedale civile di Sassari, nei locali che un tempo ospitarono il pronto soccorso prima e il servizio di odontostomatologia dopo. Il centro riaprirà regolarmente alle 8 di lunedì 23 ottobre nella nuova sede. L'ufficio tecnico aziendale nei giorni scorsi ha completato i lavori di manutenzione ed impiantistica dei locali che ospiteranno gli ambulatori e l'accettazione del centro Alzheimer. Circa 10.000 euro la spesa che si è resa necessaria per adeguare le 5 stanze e la sala d'attesa. In questi giorni invece il servizio informativo provvederà all'attivazione degli impianti telefonici e di collegamento alla rete. I nuovi spazi consentiranno un accesso più agevole ai pazienti con difficoltà deambulatorie, ai loro familiari e accompagnatori. Il trasferimento della struttura fa parte di un progetto complessivo più ampio, già annunciato nei mesi scorsi dalla Direzione Generale dell'AU, di razionalizzazione degli spazi, delle attività e dei percorsi. Il progetto porterà all'adeguamento funzionale di 3 aree di degenza del Santissima Annunziata, che ospiteranno clinica medica, patologia medica e appunto neurologia. L'obiettivo è creare un
dipartimento medico che vedrà in posizioni vicine unità operative tra loro complementari. Questo consentirà una migliore organizzazione delle guardie mediche e delle attività del personale infermieristico. Lo spostamento del centro Alzheimer quindi precederà il trasferimento al piano terra del Santissima Annunziata delle altre attività ambulatoriali neurologiche che oggi si trovano al primo piano della Palazzina Bompiani. Il terzo step prevede poi il trasferimento del reparto di neurologia che oggi si trova al secondo piano del Palazzo Clemente. Il reparto troverà nuova sede al secondo piano del Santissima Annunziata accanto alla Stroke Unit. Per l'adeguamento del nuovo reparto l'azienda ospedaliera universitaria ha stanziato 450.000 euro che prevedono diversi lavori di adeguamenti degli impianti elettrici, dei gas medicali e di condizionamento, quindi dei bagni in camera. La realizzazione del nuovo reparto per l'unità operativa complessa di neurologia è realizzabile grazie all'anticipazione di circa 10 milioni dal secondo lotto dei fondi FSC da 100 milioni di euro destinati alla costruzione di una nuova palazzina accanto a quella di malattie infettive e che dovrebbe accogliere la piattaforma diagnostica e i reparti delle cliniche della parte vecchia dell'ospedale Santissima Annunziata. La bacchettata di Bruxelles sulla nuova continuità territoriale aerea ha rimesso in discussione tutto il pacchetto dei collegamenti disegnato dalla Regione Sardegna sino al 2021. Le situazioni sono differenziate, la questione più spinosa riguarda Alghero, dove si potrebbe andare verso una proroga dall'Italia, eventualmente in accordo con Blue Air, un'intesa ancora tutta da scrivere tra il nuovo aggiudicatario del bando Blue Air e quello uscente Alitalia che ancora non si è espressa. Di certo si sa che sino all'8 novembre su Alghero opererà proprio Alitalia, che si era aggiudicata il vecchio bando ma che non ha partecipato a nessuna delle gare per assegnare le tratte con oneri di servizio pubblico nell'isola. Dal 9 novembre dovrebbe subentrare Blue Air, ma la compagnia non ha ancora firmato la convenzione e commercializzato i voli per effetto della contestazione formale di Bruxelles, che potrebbe anche portare a una procedura di infrazione per aiuti di Stato in caso di concessione dei contributi pubblici. Tutto fermo quindi, in attesa che si sblocchi la situazione, con l'assessore dei trasporti Carlo Careddu che continua a interloquire con le compagnie, il Ministero e l'Unione Europea e gli uffici regionali che stanno lavorando al nuovo bando per Cagliari. Proprio come annunciato una settimana fa in consiglio comunale, il sindaco di Alghero Mario Bruno ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza immediata. È una scelta politica inserita nel complesso percorso di pacificazione con il Partito Democratico, che in questi 3 anni di amministrazione è rimasto fuori dalla coalizione di centrosinistra che governa la città e ha esercitato un'opposizione decisa e aspra nei confronti della giunta guidata da Bruno, il quale del PD è stato dirigente e consigliere regionale sino allo strappo alla vigilia delle amministrative del 2014, quando si è candidato contro il volere della dirigenza locale e in aperta competizione con la lista il candidato sindaco dei Dem. Sabato intanto Alghero celebrerà il congresso cittadino del Partito Democratico e si lavora a una mozione unitaria, con una sola lista e un solo candidato segretario, a cui è affidato il compito di riappacificare le diverse anime dem algheresi, nonostante le accese contrapposizioni di questi anni. Le dimissioni, conferma Mario Bruno, hanno motivazioni politiche, conseguenti alla verifica in consiglio comunale con 4 consiglieri eletti in maggioranza, 3 con l'UDC e 1 con l'UPC, che sono passati all'opposizione. Per il sindaco dimissionario è essenziale ricreare le condizioni per un quadro politico stabile e coeso. Ora, sottolinea Bruno, inizia un periodo di verifica che dovrà concludersi entro il 5 novembre per ristabilire solide condizioni politiche per portare a termine il programma in questi ultimi 20 mesi prima della scadenza naturale del mandato. Nel frattempo, assicura Bruno, le forze saranno indirizzate a evitare la nefasta eventualità di un commissariamento straordinario, continuando a lavorare fino all'ultimo secondo con la medesima intensità e con lo stesso spirito.
È stata presentata questa mattina a Palazzo Ducale l'11ª edizione del Festival Ottobre in Poesia e decennale del Premio Letterario Città di Sassari. Prende il via quindi in città dal 19 al 22 ottobre il Festival Internazionale di Poesia, giunto all'11ª edizione, a cui è abbinato il Premio Letterario Internazionale Città di Sassari Plix, organizzato dall'Associazione Culturale Progetto Ottobre in Poesia, che celebra il suo decennale. Il tema quest'anno, incentrato sul connubio di poesia e musica, è Poem. Il suono della parola accorda la tua anima scordando ciò che sei, scrivi musica che non hai mai ascoltato. Come si legge nella motivazione di Leonardo Onida, ideatore del progetto. Progetto che vuole essere proponibile in tutti i paesi e città dell'isola e del mondo, perché ogni luogo può essere uguale e diversamente libero e bello se vissuto insieme alle altre realtà. Per celebrare il decennale del Plix e dire no alle discriminazioni e alle guerre, quest'anno il festival si aprirà con un evento speciale. Giovedì alle 17 in Piazza Castello è prevista una installazione poetico-architettonica lunga oltre 15 e alta 2 metri e mezzo. Anche quest'anno il festival riserva momenti di coinvolgimento del pubblico e delle scuole, perché l'esperienza poetica non sia solo subita passivamente, ma venga interpretata come un'occasione per formare il giovane nella sensibilità della poesia e risvegliare sensazioni che, durante il normale vivere di tutti i giorni, non riusciremo più a scorgere. Decima edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari all'interno dell'11ª edizione di Ottobre in Poesia. La cosa di cui andiamo più orgogliosi quest'anno è il coinvolgimento di 4.000 studenti di 8 scuole di tutta la Sardegna che fanno parte della giuria scuola del premio letterario. Abbiamo consegnato la poesia in mano ai ragazzi già dalla prima edizione del premio letterario. Quest'anno la cosa molto bella è che ci sarà anche coinvolta una scuola di Cagliari e i ragazzi di Cagliari saranno ospitati a casa di studenti sassaresi. Questo a dimostrazione ulteriore che la cultura e la poesia unisce le persone e non le divide. L'obiettivo è, partendo da quest'anno, coinvolgere il più possibile anche le scuole secondarie, e noi in questa decima edizione del premio letterario lanceremo l'idea di coinvolgere come giuria scuole anche i ragazzi più piccoli. Inauguriamo il festival, il premio letterario, il 19 ottobre con una grande installazione in Piazza Castello che conterrà 1.000 poesie provenienti da tutto il mondo. Il progetto si chiama 1.000 Now ed è un modo per dire no alla costruzione di nuovi muri nel mondo, e lo facciamo sempre utilizzando la poesia. Eccoci qua, insieme anche oggi, con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro telegiornale. Vado a leggervi un comunicato del comune di Porto Torres inerente alla biblioteca comunale. Con il nuovo affidamento offre più servizi e continuità nelle aperture. Laboratori di lettura per diverse fasce d'età, promozione delle attività con materiale cartaceo e digitale, libri in spiagge e punti prestito anche al di fuori dallo stabile di via Sassari. Sono alcuni dei servizi integrativi che saranno forniti dalla Biblioteca Comunale di Porto Torres grazie all'espletamento del bando triennale promosso dall'amministrazione comunale. L'affidamento consentirà di garantire anche continuità all'estensione degli orari di apertura stabiliti lo scorso anno. Le attività saranno svolte dalla cooperativa Comes, vincitrice appunto del bando triennale. L'amministrazione comunale ha voluto dare una maggiore stabilità al servizio con un affidamento non solo annuale ma pluriennale, che permetterà agli utenti di poter contare su aperture da lunedì al sabato al mattino e al pomeriggio. La biblioteca è un vero e proprio centro di diffusione culturale, un riferimento per i cittadini, per i giovani e per le scuole. Non è solo un punto di prestito libri, ma luogo di incontri per lo studio, approfondimenti, eventi e laboratori, che potrà ancora a crescere grazie al supporto di operatori con specifiche competenze nel settore della biblioteconomia. Lo scorso anno la struttura ha registrato circa 45.000 presenze. Anche grazie alle tante attività di promozione della lettura che sono state organizzate e ai tanti servizi collaterali. Ricordiamo il successo della Bibliospiaggia, le attività di lettura animata per i bimbi, i gruppi di lettura per giovani e adulti, ma anche le iniziative
serve per ridurre il divario digitale. I servizi di prestito a domicilio per chi non può recarsi autonomamente in biblioteca e la promozione degli ebook. Con i servizi aggiuntivi proposti dalla Comes, inoltre, aperture per eventi speciali anche notturne. Gli utenti potranno usufruire di novità editoriali provenienti da altre biblioteche gestite dalla cooperativa. Ci sarà quindi più comunicazione anche attraverso social network e YouTube e sarà introdotto il book crossing in alcuni angoli della città, come ad esempio alle fermate dei pullman o ai giardini per la lettura e lo scambio gratuito di libri. Si implementerà la raccolta di notizie e pubblicazioni sulla storia e sulle tradizioni della città di Porto Torres. Saranno anche attivate iniziative per diffondere la cultura dei musei attraverso quaderni libro che contengono immagini e notizie sui reperti rivolti a bambini di età compresa fra i 6 e i 13 anni. Una serie di proposte molto interessanti e innovative, commenta l'assessore Alessandra Vetrano, affinché la biblioteca sia sempre di più al passo con i tempi, vicina a persone di diverse fasce d'età e attrattiva per i tantissimi utenti che quotidianamente la frequentano. Questo è quanto ci arriva dal comune di Porto Torres e noi anche oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. In chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti sono disponibili all'interno del nostro sito internet www.telegi.tv, all'interno del quale troverete anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Vi lascio ora la nostra pagina sportiva, io vi saluto, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. La Torres non va e il Sorso sì. Il terzo derby in un mese e mezzo regala ancora un'importante cornice di pubblico per una gara di eccellenza con almeno 2000 spettatori e questa volta vede trionfare la squadra di Scotto che era stata eliminata al Vanni Sanna nel primo turno di Coppa. Non c'era Michele Pulina che dopo il fendente di Cocco mandato in angolo da Cherchi subito mette il marchio alla gara con una perfetta punizione che non dà scampo a Tore Pinna. L'ex rossoblù non esulta e poi ci mette lo zampino per il raddoppio di un altro ex, Fabrizio Falchi, con un preciso diagonale. E sono 4 i gol dell'ex Tergu tra i pochi a non aver vestito la maglia torresina. Nel mezzo c'è il colpo di testa di Uleri, la punizione tagliata di Cocco che sfiora l'incrocio e l'espulsione di Cocco per un fallo di reazione su Sarrizzu. Nella ripresa la squadra di Cirinà spinge per riaprire la gara. Minutolo di testa manda fuori di pochissimo, poi c'è il gol annullato a Sarrizzu per fuorigioco. Il destro di Cocco mandato in angolo dagli sviluppi del quale c'è il fallo da rigore su Caterisano che Fideli trasforma. La Torres crede nel pareggio, ma Scotto manda in campo 2 giocatori offensivi, prima Chelo e poi Altea per Pulina e Falchi. I 2 nuovi entrati costruiscono la palla che chiude il match. Fuga di Chelo sull'intervento a vuoto di Minutolo, palla centro area per Altea che controlla e fulmina Pinna. I romangini ora aspettano il Castiadas per un altro impegnativo test. La Torres sprofonda e viene agganciata dal Muravera, suo prossimo avversario. Avevano pigliato una che da travagliare, l'uruni mini peso, ma il capo a giuro geggio, si vinci in un frappaccheggio, non mi posso affaticare. Bene, siamo su come sempre, siamo a freddo. Ancora peggio, mi si faccia un marcetto, sono buttati di sai peggio, si andò a travagliare, l'uma pure di giro, e
marata me mulher, aviso no cantieri que não me possa dar. Luioni so durori e si diri si pidori, oggi pozzo furori e mi nato a innamorare. Mi fermo ad Anazia a San Francisco, oggi è molto Gesù Cristo, non si deve travagliare. Un sabato a Manzano, in mezzo di Bonora, a un'azzurra da sola non mi conviene andare. La domenica a Ciampato, a Ciappuro Principale, buongiorno Mario Zuniari, lo chiami di dinastri. Sazia assai assai, in cavati di nuovo, e tanto io ero solo, chi non mi li votava. So i chiusi vedi e buoni, i mari pagatori, ti dici i mandroni, ma non darti li di là. Giovani da va, prima di travagliare e di mi Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente tutti i giorni alle ore 16, alle 18.30 e alle 23 circa. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.